Adesso parliamo di monitoraggio satellitare con le tecnologie di telespazio. Monitoraggio e mappatura dei ghiacci artici, sorveglianza del mare, monitoraggio dei movimenti del terreno con l'analisi dei relativi rischi, mappatura delle foreste, delle acque e del suolo, acquisizione delle informazioni di supporto alla gestione delle crisi umanitarie e dei disastri. Sono i compiti principali di Sentinel-1A, il primo di una serie di 5 satelliti sviluppati dall'Agenzia Spaziale Europea nell'ambito del programma di osservazione della Terra denominato Copernicus. Sentinel-1A è in orbita dalla sera del 3 aprile e ha già iniziato a trasmettere i suoi dati al Centro Spaziale di Matera, dove ha sede la componente italiana del sistema di terra del programma Copernicus. Ma come funziona Sentinel? Sentinel-1A è un satellite che monta a bordo un sensore SAR, un radar ad apertura sintetica in banda C, che permette quindi di ottenere immagini in qualunque condizione meteorologica, di giorno e di notte. E a Matera che tipo di lavoro stanno svolgendo i tecnici di Egeos? Allora, a Matera quindi è stato acquisito il primo dei segnali trasmessi dal satellite Sentinel. E quello che viene fatto quotidianamente in stazione è appunto l'acquisizione di segnali, che poi diventeranno immagini, e normalmente in questo momento stiamo acquisendo una media di circa 6 passaggi al giorno. Il team che partecipa a questo tipo di attività è all'incirca di 20 persone. Ma chi utilizzerà i dati di Sentinel? I fruitori del dato di Sentinella, della costellazione Sentinella, quando sarà dispiegata completamente in orbita, sono l'Agenzia Spaziale Europea e l'Unione Europea in primo luogo, e poi tutte le industrie e gli enti di ricerca istituzionali dei vari paesi che sono coinvolti nell'Agenzia Spaziale Europea e nell'Unione Europea, a partire quindi dall'Italia. Quindi enti di ricerca, enti di studio, ma anche industrie e attività commerciali.